Buongiorno a tutti, ciao Mario. Ciao Eli, È ciao. arrivato il fresco. Adesso cosa Cosa attende? ci attende? Secondo, L'africano? l'avevamo detto, ti Certo, l'avevi ricordi? detto, Certo. sì. Allora, arriva un'altra ondata di caldo africano. A partire dal 31 maggio durerà fino al 4-5 di giugno. L'ondata di caldo sarà più intensa al centro-sud, un po' meno al nord, perché fino al 3-4 di giugno passeranno delle perturbazioni al nord delle Alpi. Quasi tutti i pomeriggi ci saranno temporali rinfrescanti qua e là sul nord Italia. Invece al centro-sud non ci saranno temporali, per cui caldo rovente. L'apice del caldo verrà raggiunto il 3 e 4 giugno, quando al nord toccheremo valori massimi di tra 28 e 32 gradi, al centro-sud invece sulla regione Tirrenica tra 32 e 35 gradi, sul meridione, sull'isola maggiore, valori tra 34 e 37 gradi, tra 3 e 4 di giugno. Quindi ci sarà di nuovo da soffrire, soprattutto dicevamo al centro-sud. Però poi il 4 arriva un'intensa perturbazione, porta rovesci temporali su gran parte del nord Italia, il 5 rovesci temporali ancora sul nord Italia, il 6 rovesci temporali si estendono anche alla regione centrale e tra il 7 e l'8 anche alla regione meridionale. Quindi tra il 6 e l'8 il caldo verrà di nuovo debellato su tutta l'Italia e seguirà una fase fresca che durerà all'incirca fino al 12 di giugno. Perfetto Mario, grazie mille. Grazie a te, Elisa, Sempre bellissima. completissimo.